Telespettatori di RTM, ci troviamo presso la fontana del Giolli di Ascoli Piceno. Come le immagini vi stanno? Ma scusa, non era la fontana di RTM questa? La fontana questa? Di RTM, giustamente, sì. Mi fa notare Gino. Ma no, ma l'hai lavata la fontana praticamente? La fontana c'è, adesso passa da un punto all'altro, così. Ah, così fa? Certo, è più bella, no? È così, romantica, no? È così, il clochard, si possono fare la doccia, no? Per lavarsi, è fatta apposta per le docce, no? Là c'è il lavandino per lavarsi la faccia. E il bidet. Ma ecco, ma è così, non ci mette niente? Così, bella, no? Non ti piace? Adesso l'acqua, quando è buio, sotto c'erano le luci, l'acqua da sopra passa così. Io già so come funziona qua. Giochi d'acqua, trick e track, colorata. Ci sono lampadine colorate. Quanto ci è voluto per fare per questa sporcacciata? Ci è voluto 7-8 no, servizi? No, ragazzi, sa dove sono le marcaforte? I cazzo dei dossi. I dossi li stanno togliendo, li toglieranno tutti i dossi. Allora, tolto uno solo. E mo tolgono anche gli altri. Perché? Perché che dove hai messo i dossi, prende, hai fatto la diga perché oggi sta l'avvallamento della strada. Addirittura avevano chiamato quelli dell'acquedotto perché ci sta anche perdita d'acqua da sotto, invece era un dosso che aveva fatto la diga. Era il dosso che aveva fatto il laghetto la artificiale, aveva fatto. Il lago artificiale aveva fatto. E l'ha levato subito, capite? Ma non so se chi gli ha rileva. Quello l'ha tolto per quel motivo, non perché dice a gente se la prendeva. Quello che sta lì a Lupatetto lo lasciano perché lì arriva la parigita car fra poco. Allora, come sempre, sulle campagne elettorali succede questo. Sì, ci troviamo in piena campagna elettorale e ci troviamo esattamente alla Fontana del Giolli, rinominata Fontana di RTM, perché noi qui, io e Gino, abbiamo fatto, credo, 6 o 7 servizi e oggi, alle ore 12, ci dovrebbe essere la famosa inaugurazione della fontana. Tutto ci sembra, Gino. Meno che una fontana questa. Certo. Adesso ci apriranno dei giochi d'acqua, dico vabbè. Poi questo brecciolino qui sopra non capiamo la funzione. Lo capiremo adesso quando si metterà tutto quanto in movimento. Vabbè, almeno ha fatto tutto. Sì, poi notiamo che hanno fatto il travertino tutta quanta la via. Mettete qui, ma ci spostiamo di là se non si vede. Vi faremo vedere la fontana come era prima. E ve la facciamo vedere come oggi. E voi dovete solo pensare se può essere una cosa fatta bene o una cosa fatta male. Noi non siamo. Molta gente ci dice che siamo sempre bastian contrario, che abbiamo sempre da criticare, abbiamo sempre da. No, noi non facciamo critica, noi facciamo solo vedere quello che è e quello che era prima. Prima era una fontana antica, una fontana stile Ascoli che richiamava anche l'architettura di Ascoli, che richiamava anche il disegno di Ascoli. Sì. Oggi questa cosa moderna, la vogliamo chiamare moderna, non ci sembra molto 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 attuale. Vieni qui, in questo posto la gente ci dice che stiamo facendo un bel lavoro. Vogliamo solo far vedere, forse l'immagine, non so se riescono a rinquadrare l'angolo, gli angoli di questa cosa molto pericolosa, perché qui giocheranno dei bambini, verranno con i pattini, verranno con le biciclette. Beh, questa cosa un po' così pericolosa io non la vedo particolarmente adatta per un posto come questo, dove speriamo, come sopra ci sono dei bambini, come speriamo avvenga qui nei prossimi giorni. Anche notavo che nonostante la fontana sia riaperta, la piazzetta sia riaperta, non c'è molta affluenza, nonostante la bella giornata e poi sabato, quindi la gente non lavora, notiamo che non c'è nessuno, Gino, che viene qui a curiosare, visto che fra un'ora si farà l'inaugurazione. Perché ancora non riescono a capire, perché qua quando camminavano... Sì, nel mezzo delle buche, camminavano... Per vedere questo. Sì, la gente chiudeva gli occhi e forse manco ci passava perché era una cosa schifosa e non ci venivano. Però dico, 8 anni, no? 8 sì, anni. Sono... No, 8, 10, 20 anni. Sono 20 anni che era abbandonata e adesso all'improvviso i lavori si sono impennati improvvisamente e nell'arco di 6 o 7 mesi
hanno rimesso tutto a posto. Anche... una cosa, siamo bravi, abbiamo dato al lavoro un sacco di imprese. Sì, sì, beh, qui ci hanno lavorato in diversi. E comunque sì, abbiamo fatto muovere un po' l'economia, va sì. Bene? Ecco, almeno questo dateci atto che abbiamo fatto lavorare qualcuno e ha lavorato grazie a noi forse, no? Senza prenderci in merda, noi non ci prendiamo, noi stiamo qui scherziamo, facciamo le battute, probabilmente era anche già programmato il lavoro, però noi con RTM, con i nostri servizi abbiamo dato anche, vogliamo dire, un po' di colore a tutta questa staticità, chiamiamola così, nel comune, nell'assessore, nel chi si occupa di queste cose, a pensare sempre a cose più, dicono, importanti e lasciare dietro le cose che magari veramente sono importanti, perché qui, come noi possiamo notare, c'è la fermata dei bus, l'abbiamo detto un milione di volte, ci accingiamo a avere la stagione estiva, quindi parecchi turisti verranno ad Ascoli, però sono rimasto deluso, mi aspettavo qualcosa di diverso, mi aspettavo che avessero rifatto magari la fontana com'era, rimessa a posto ma com'era, perché era bella com'era e faceva parte di Ascoli com'era. Sì, invece com'era. Adesso vediamo la gente che passa, guardate, la gente passa nemmeno nota la differenza, la gente non nota, anzi passa con indifferenza e nemmeno si ferma a vedere quello che hanno fatto, quindi vorrei dire proprio, non ci sembra una cosa intonata con il posto questa Gino. Due settimane fa mi ha chiamato un cittadino dicendomi, ma che avete combinato? Dico, perché? Avete fatto levare il cartellone quello arrugginito. Pure. Non è più Ascoli adesso. Non è più bella, perché faceva colore il cartellone arrugginito, sì, che stava per cadere, sì, e poteva ammazzare qualcuno. In effetti è vero, è vero. E che facciamo notare che non ci sembra, io perlomeno, non ci sembra una location adatta per questa cosa, ci sembra una cosa stonata con l'ambiente come era prima, con la fontana del Jolly come era prima, quindi... Vabbè, quello me lavoro lo hanno fatto, a me non è più la schifezza di prima, certo. Però lo che mi fa capire, ma perché sono in campagna elettorale? Perché probabilmente questo aiuta a portare voti... In poche parole fanno capire che gli ascolani sono stupidi. Sì, sì, no, vabbè, fanno capire che fanno i lavori solo perché hanno bisogno di fare campagna elettorale e gli ascolani, chi per loro, dà il voto a questi signori perché gli hanno fatto la fontana nuova, perché faranno il pranzo con la porchetta, perché faranno i panini, faranno... Però dico, molta gente si lamenta nei bar, molta gente si lamenta dietro le quinte, ma nessuno ci mette la faccia come facciamo noi, nessuno viene a parlare al microfono, nessuno dice quello che pensa, tutti quanti non vogliono essere inquadrati, tutti quanti non vogliono essere intervistati, ma tutti quanti parlano male dietro. Non è bella questa cosa, se vogliamo risolvere i problemi, questa è una cosa che noi diciamo agli ascolani, ma diciamo a chi ci guarda in Umbria, a chi ci guarda in Abruzzo, a chi ci guarda in Emilia Romagna, perché signori ricordatevi che RTM, voi forse ci avete preso un po' sotto gamba, RTM non è la televisione di Ascoli Piceno, RTM è una televisione che viene vista in quattro regioni e di solito lo share, i telespettatori che ci guardano, per farci capire bene, parliamo di una punta di 15.000-20.000 persone, quindi al di là di Ascoli, quelle poche persone che ci guardano ad Ascoli, noi siamo ben visti e ci guardano in molti e ci arrivano telefonate di stima da Emilia Romagna, da Spoleto, dall'Umbria, insomma voglio dire, dall'Abruzzo moltissimo, abbiamo fatto qualche servizio in Abruzzo e abbiamo riscuotuto un enorme successo, ci chiamano tutti i giorni per fare servizi. Agli ascolani invece ci danno le pacche sulle spalle quando ci incontrano al centro commerciale, bravo, hai fatto un bel lavoro, bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quello. E quando noi diciamo noi veniamo con la telecamera, ma fatevi intervistare, dite la vostra, tutti si nascondono, nessuno vuole essere ripreso, nessuno vuole dire la sua. Per risolvere i problemi non si può fare così, per risolvere i problemi bisogna metterci la faccia, come io e Gino siamo qui stamattina. Prima dell'inaugurazione, perché fra un po' qui ci saranno tutti quanti, ci sarà il sindaco, l'assessore, tutti con la cravatta, tutti con la fascia tricolore, tutti quanti a farsi bravi che hanno rimesso a posto la fontana, tutti quanti bravi, e ci saranno molti di voi che si lamentano, molti di voi che parlano dietro le spalle qui a battere le mani. Siete soltanto degli ipocriti, non bisogna battere le mani dopo vent'anni che ci hanno preso per il culo. Questa cosa lasciatemela dire,
perché 20 anni qui ci hanno preso per il culo. Si potevano fare 20 anni fa, ma 20 anni fa non bisognava rifare la fontana nuova. Si poteva mettere a posto con la manutenzione ordinaria, certo, o straordinaria, quello che c'era. Quindi si spendeva pochissimo, si lasciava il travertino com'era perché era più bello quello di prima. Perché adesso noi vi facciamo vedere le immagini che noi abbiamo registrato nel servizio antecedente a questo e vi facciamo vedere che la piazza era più bella, il travertino era più bello perché era anche consumato negli anni, quindi faceva parte del decoro di Ascoli. Era bello com'era, quindi non bisognava rifare tutto, rompere tutto, spendere una fraccata di soldi, una carriola di soldi, lo voglio dire così. Si metteva a posto quello che era, bastava rifare solo la fontana e sistemare i San Pietrini intorno agli alberi, quello che non hanno fatto. Rifare tutte queste scritte, e invece si vedono là. Le scritte si vedono, intorno alle piante hanno lasciato la terra che adesso quando pioverà la terra va sul travertino e quindi sarà uno schifo, guardate lì, le immagini me lo fanno vedere. Adesso la terra a vista su, intorno a quegli alberi, quando pioverà, quando nevicherà, la terra va a finire sul travertino e quindi lì qualcuno scivolerà, cascherà per terra e si farà male. Perché non... che credo adesso, quando arrivano i pullman turisti, si fermano qua, dicono ho sbagliato città, questa non è Ascoli. Non è Ascoli, è troppo moderna questa fontana, non fa parte di Ascoli. In effetti chi la ricorda com'era prima e verrà qui, bah, allora facciamo, ci dissociamo. Allora facciamo così, Gino. Questa non è più la fontana di RTM. No, non è più. Noi non rispecchiamo in questa cosa che hanno fatto, quindi togliamo il cartello RTM, la rinominiamo Fontana del Jolly. Così i signori saranno felici, perché a noi non piace, Gino. A noi questa fontana come l'hanno fatta non piace, ma come vedete le immagini non piace a nessuno, perché la curiosità oggi doveva fare da padrona, dovevano starci 1000 persone qui stamattina, anche perché, ripeto, è sabato mattina, fa caldo, nessuno lavora, ma guardate le immagini, sono le 11:15, fra 3/4 d'ora si farà l'inaugurazione, vedete? Non c'è nessuno, quindi come non piace a noi, non piace nemmeno agli altri. Però ripeto, non voglio ripetere la stessa cosa, ma la voglio ripetere, scusate il gioco di parole, però quando verranno a fare inaugurazione oggi, ci saranno tanti voltafaccia, tanti falzoni, tanti ipocriti a battere le mani, come succede sempre in queste cose ad Ascoli Piceno. Che dire, da RTM, dalla Fontana del Jolly, da Bernardino e da Gino, per oggi è tutto. Però torniamo, quando la fontana è in funzione, noi torneremo di notte per farvela vedere com'è di notte e per farvi vedere quello che succederà quando funzionerà tutto. Un'altra cosa, la telecamera l'hanno messa? La telecamera non l'hanno messa per controllare chi viene qui di notte a spacciare, chi si viene a drogare, chi viene a delinquere, chi viene con la bomboletta a sporcare tutto. Chi però si sono dimenticati. Si sono dimenticati, la metteranno dopo, sfasceranno il travertino, riromperanno tutto e metteranno la telecamera per controllare questa sorta apparente fontana del Jolly. Allora, che dire, siamo tristi, non ci piace questa cosa. Gino, ti piace? No. Non mi piace, perché è fatta solo su campagna elettorale. È stato fatto solo un lavoro per campagna elettorale e basta, quindi... Non abbiamo parole, rimaniamo basiti di questa cosa. Con i soldi cosa. Dei cittadini, che sì, solo per campagna elettorale. Si sono spesi tanti soldi, e se ne poteva fare a meno, bastava solo sistemare la fontana che c'era, mettere a posto i San Pietrini intorno agli alberi, e si poteva spendere molto meno e il risultato sarebbe stato sicuramente più bello perché rimaneva parte di Ascoli com'era, abbiamo tolto un pezzo di storia. Potevo mettere l'acqua che si alzava con i colori. Com'era prima, era così, c'erano dei getti d'acqua con dei colori, ma la fontana era bella com'era. Io mi ricordo che c'erano i pesci dentro, era una cosa bellissima, dove i bambini si giravano intorno e curiosavano dentro la fontana, curiosavano i pesci, era una cosa divertente, era un gioco. Adesso questo non ci sembra più un gioco, questo ci sembra una stronzata, giusto? Grossa. Una grossa stronzata. Bene, dalla grossa stronzata per oggi. Per oggi è tutto. Da Gino e Bernardino per oggi è tutto. Ci vedremo nelle prossime puntate.